Senti, veniamo subito al punto. Un unboxing esagerato lo vogliamo fare o no quest'oggi? Non mi sembra granché esagerato, possiamo fare di meglio. Ok, ci siamo. Ma prima di ciò, ovviamente. Ciao a tutti, sono Anna Linda e sono tornata con un nuovo video. Avrete potuto dedurre, il protagonista di oggi sarà Prozis con questi due mega pacchettoni. Andiamo subito a vedere cosa contengono e ovviamente oltre a ciò vi darò le mie opinioni su questo famigerato brand di cui si parla sempre di più. Dove sono le forbici? Grazie. Iniziamo con questo piccolino, che ne dite? Scusa tu. Bene, andiamo dietro le quinte. Potrebbe esserci qualcosa di fragile, me ne sto rendendo conto solo adesso. Che classe, che eleganza. Ah, zun zun zun. C'era qualcosa di fragile almeno in uno di questi pacchetti. Allora, piccola premessa: da 2 anni a questa parte ho sviluppato una certa dipendenza da Prozis, nel senso che chi mi segue su Instagram, se ancora non lo fate, correte subito a farlo, sa quanto io ami Prozis ed è al corrente che everyday la mia colazione è a base di Prozis e anche i miei spuntini. In più, dopo aver scoperto la sezione abbigliamento, la mi sono proprio data da fare per acquistare ogni tipo di indumento, crop top, magliette, leggings, ciabattine, di tutto e di più. Quindi questi due mega pacchettoni che sono arrivati oggi sono il mio rifornimento mensile. Qui abbiamo un articolo che io conosco alla perfezione, di cui non posso più fare a meno. Sapete, le mie opinioni sono sincere, togliti che sono io la protagonista. La prima volta che ho visto sta crema duo, come vedete, metà cioccolato normale, metà cioccolata bianca, non le avrei dato nemmeno 50 centesimi, a dirvi la verità. Poi me l'hanno straconsigliata alcune ragazze su Instagram. La prima volta che l'ho assaggiata è stata la fine, perché ogni volta che io acquisto qualcosa su Prozis nel pacco non può mancare una di queste. Stra buona Choco Butter Duo, adoratissima. Andiamo a vedere cos'altro c'è nel nostro pacchettino. Anche loro, spacca della scrivania, sono un must dei miei pacchettini Prozis. Chocolate Hazelnut, delle semplicissime nocciole ricoperte di cioccolato. Ci sono anche quelle al cioccolato fondente, ma io preferisco cioccolato al latte e le mangio come spuntino pomeridiano di metà mattina, specialmente nei giorni in cui vado in palestra. E sono una cosa ottima perché da quando ho iniziato a fare la dieta, perché ogni tanto la sospendo, però quando ho iniziato a fare la dieta ho escluso molte cose dolci, però considerando che qui non ci sono zuccheri aggiunti, sono indicatissime per chi svolge un'alimentazione sana. E le piazziamo lì. Poi, ah, ce ne sono delle altre. Ben 4 pacchettini. Ah. Vi avevo premesso che ogni mattina faccio i pancake, ma quando proprio io non ho il tempo, vado di fretta, non so cosa, non ce la faccio a farli. Questa è la mia alternativa preferita: sono dei muesli al cioccolato squisiti. E dentro ci sono pezzi di cioccolato, nocciole e cereali. Adesso prendo questo scatolino. Ormai io, da super atleta che frequenta la palestra da pochissimi mesi, sono ben attrezzata e guardate che borraccina mi sono scelta. Borraccina super carina, ma ora andiamo avanti con la sezione abbigliamento. Calzini un pochino grandi per il buon Matteo, io ho un piedino la metà praticamente di questo, modesto 36 e mezzo, 37. Calzini grigi targati di Prozis per il buon Matteo. Li ripieghiamo e glieli consegneremo. Poi sento altre cose morbidose qui. Di leggings. Il mio armadio è ormai pieno di leggings. Non ho mai posseduto tanti leggings nell'arco di 26 anni come in questi ultimi mesi. Ce l'ho di ogni colore, però quelli neri non sono mai abbastanza. Guardate un po' che rifiniture che hanno questi, ma sono stupendi.
C'è dell'altro o no? Ah, sì, come no? C'è un altro prodottino qui. Queste le avevo già testate in passato e mi ci sono trovata benissimo. Sono 30 ampolline di acido ialuronico e in pratica ne devi prendere una, aprirla e spalmartela sulla faccia durante la skincare, una la mattina e una la sera. Però sono talmente cicciottelle ste ampolle che io con una ci passo una giornata, nel senso metà la uso la mattina e metà la uso la sera. Ma non avete idea di come rendono liscia, 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 liscia la pelle. Il primo pacchettone però è stato svuotato completamente. Passiamo quindi al pezzo grosso. Zon, zon, zon. Buste, buste, buste. Che vi devo dire? È una dipendenza. Parte 2. Un'altra Choco Butter Duo. Per fortuna hanno una scadenza abbastanza lontana, quindi avrò tutto il tempo, insomma, per magnarle insieme ai miei adorati pancakes, che poi anche su una fetta di pane è proprio speciale questa crema. Ho anche fette biscottate, insomma, un po' dove le pare. Abbiamo un'altra borraccina qui, però diversa da quella. Che bella questa! Vi dico, in realtà questa l'avevo presa per mio fratello, anche lui viene in palestra insieme a me, perché lui ama il verde, però quasi quasi glielo rubo. Bellissima! Un verde bello fluo acceso. Altra borraccina da aggiungere alla collezione. Poi abbiamo peanut butter. In questo pacchetto c'è un prodottino extra, ossia questo peanut butter. Only peanuts, nothing else. Se è burro d'arachidi, penso che ci siano i noci in mezzo, però va bene. È un regalino in più in occasione del Black Friday. Guarda caso, un po' tutto abbinato, vedo che è tutto nero perché i colori di Prozis, lo sapete, sono rosso e nero. Quindi in regalo ci hanno infilato nel mio pacchettino un burro d'arachidi. Grazie. Continuano ad arrivare nocciole ricoperte di cioccolato, ma quanti siamo arrivati? Ce ne sono altre. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Questa volta abbiamo un prodottino nuovo, mai usato prima. Zero Chocolate Flavor Syrup. È uno sciroppo al cioccolato da spalmare sui miei famigerati pancakes. Vi dovrò far vedere come faccio i pancake e soprattutto vi consiglierò la farina che preferisco. Sono curiosa, non so cosa mi aspetta, ma promette bene. Altro articolo nuovo, mai assaggiato prima. Wraps. Io amo i wraps. Sono 6 vegan. E abbiamo 6 wraps da condire a nostro piacimento. Quindi ci possiamo infilare dentro le verdurine, la carne, tutto ciò che ci piace di più in questo mondo. Non li ho mai assaggiati. Sembrano super semplici da preparare perché basta infilarli nel fornetto per soli 10 secondi e poi insomma ce li condiamo come più ci piace. Ma anche con dell'affettato in realtà. Passiamo ora alla sezione. Non cadere. Alla sezione morbidina, qui abbiamo, che bel colore, wow, un top verde pastello Prozis Crush dietro, è così. Di questo colore avevo già i leggings che su Instagram vi avevo già mostrato. Devo dire che anche questo abbinamento con la borraccina non è male, quindi immaginate una Linda tutta vestita di verde pastello. Questo cadrà prima o poi. Qui abbiamo un'altra bustina morbidina. Altri leggings, perché come vi dicevo, per me non sono mai abbastanza. Anche questi hanno delle rifiniture pazzesche, sono morbidissimi al tatto, super elasticizzati e aderiscono alla perfezione. E dulcis in fondo. Così togliamo sto mega pacco. Sembrano i palazzi di una città con un'etichettina lilla. Ma un contenuto non lilla, delle nuove ciabattine. Questa volta le ho scelte marroni perché lilla le avevo già. Insieme alle ciabattine ho avuto il piacere di notare che ci mettono dentro sto robino qui. È una cosa di gomma praticamente, super profumata. E abbiamo anche le ciabattine. Avete visto quanta roba è arrivata? Quindi
Avete la conferma che ho davvero sviluppato una dipendenza per questo sito. Ovviamente in descrizione vi lascio tutti i link degli articoli ricevuti e vi consiglio di attivare la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti perché vi farò vedere molto di più riguardo questo mondo di alimentazione sana e attività sportiva. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ma me le sto buttando tutte addosso queste cose.